Il feldmaresciallo tedesco Erwin Rommel, noto ai suoi nemici come la volpe del deserto, è stato uno dei generali più famosi della Seconda Guerra Mondiale. Le sue tattiche aggressive e le sue manovre audaci lo resero un uomo temuto e rispettato dalle forze alleate. Ma la sua scalata ai vertici dell'esercito tedesco non fu convenzionale. Rommel nacque nel 1891 nella piccola città di Heidenheim, nel sud della Germania. Era figlio di un insegnante e di un direttore di scuola. Sebbene la sua famiglia avesse una certa tradizione militare, non gli fornì grandi scorciatoie per la carriera. Tuttavia, al compimento del 18° anno di età, riuscì a entrare nella scuola reale per ufficiali cadetti di Danzica. Erwin Rommel era già tenente quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale. In questo conflitto dimostrò coraggio e audacia nel comandare i suoi subordinati. Durante i conflitti sul fronte francese fu ferito più volte. In una di queste azioni attaccò e sconfisse da solo 3 soldati francesi, usando la baionetta. Per il suo coraggio in combattimento, in questo e altri attacchi, fu decorato con la Croce di Ferro di seconda e prima classe. Quando fu inviato sul fronte rumeno, Rommel si scontrò con battaglie diverse rispetto alla situazione di stallo del fronte occidentale. A est mise in atto nuove tattiche che davano grande mobilità alle truppe di fanteria, consentendo attacchi più agili e audaci che sorprendevano gli avversari. Verso la fine della guerra, già comandante, Rommel fu trasferito a combattere sul fronte italiano, a rinforzo delle truppe austriache. Il giovane comandante ebbe successo in decine di scontri, comandando la fanteria alpina tedesca nelle pericolose montagne italiane. La sua vittoria più importante nella Prima Guerra Mondiale fu quando riuscì a catturare la città di Longarone, sottomettendo più di 8.000 combattenti italiani. Per questo grande risultato fu decorato dal Kaiser con la Pour le Mérite, la più alta decorazione dell'esercito imperiale tedesco. Questa veniva conferita solo agli uomini che avevano compiuto imprese eccezionali durante la guerra, tra cui Manfred von Richthofen, il Barone Rosso. Con la sconfitta tedesca nella Prima Guerra Mondiale, l'esercito tedesco fu sciolto. Tuttavia, grazie al grande prestigio acquisito durante la guerra, Rommel fu uno dei pochi ufficiali a rimanere nel piccolo esercito tedesco dopo il Trattato di Versailles. Nei decenni successivi lavorò alla ricostruzione dell'esercito tedesco, scrivendo il libro Attacchi di fanteria, un grande successo. Nell'opera racconta le sue esperienze e i suoi appunti sulla Prima Grande Guerra. Il libro ebbe grande accoglienza negli ambienti militari favorevoli al nazismo, arrivando nelle mani di Hitler, che decise di nominare Rommel responsabile della sua guardia personale. Nel 1939 salì al grado di generale. Uno dei suoi compiti era quello di garantire l'integrità del Führer durante le sue visite al fronte polacco all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la vittoria sulla Polonia, i tedeschi si concentrarono sull'invasione dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia. La sua vicinanza a Hitler e il suo passato nella Prima Guerra Mondiale lo portarono a comandare la 7ª Divisione Panzer, nota come Divisione Fantasma. Equipaggiata con i moderni e veloci carri armati Panzer 3 e 4 e con gli efficienti carri armati cechi Panzer 38, la divisione di Rommel portò scompiglio nelle linee nemiche. Il 9 maggio 1940, il 15° Corpo d'Armata del generale Hermann Ott ordinò alla 7ª Divisione Panzer di avanzare verso i territori belgi. Rommel comandò gli uomini in prima linea, proprio come aveva fatto nella Prima Guerra Mondiale, con il supporto della 5ª Divisione Panzer. Avanzò rapidamente attraverso il territorio nemico, lasciando sul suo cammino una grande scia di distruzione. Applicando efficacemente la strategia della guerra lampo, la divisione Rommel provocò il caos nelle linee nemiche, avanzando molto più velocemente del previsto. Rommel trovò la sezione estesa della linea Maginot, la grande fortificazione francese che proteggeva i confini. Sebbene non fossero protette come la sezione principale, queste fortificazioni costituivano una seria minaccia per i preziosi carri armati tedeschi. Il comandante della 4ª Armata, il generale Gunther von Kluge, ordinò di fermare l'avanzata di Rommel, ma con il permesso del suo diretto superiore, Rommel eseguì un attacco contro la linea Maginot e sfondò la difesa.
avanzò con i suoi uomini in territorio francese. Rommel si spinse per molti chilometri in territorio nemico, sorprendendo migliaia di soldati francesi impreparati perché pensavano di essere protetti dalla linea Maginot. A causa della sua grande avanzata, l'alto comando tedesco non aveva idea di dove fosse la divisione di Rommel. La scomparsa di un'intera divisione dalle mappe strategiche della battaglia diede origine al soprannome di Divisione Fantasma. Altri generali erano furiosi per le azioni incaute di Rommel, che avrebbero potuto mettere in pericolo la vita di migliaia di soldati tedeschi. Chiesero che fosse sottoposto alla corte marziale. Ma tutto il caos causato da Rommel e dalla settima divisione Panzer provocò un gigantesco caos nel teatro di guerra occidentale. Le sue azioni contribuirono certamente a indebolire le avanguardie nemiche, facilitando l'avanzata dei suoi compagni e risparmiando la vita a migliaia di combattenti tedeschi. Le sue azioni in Belgio e in Francia valsero a Rommel la croce di cavaliere della Croce di Ferro, la più alta decorazione del Terzo Reich. Ma l'avanzata di Rommel non procedette impunemente. Un contrattacco del corpo di spedizione corazzato britannico minacciò di tagliare le divisioni Panzer. Rommel fermò l'attacco degli impenetrabili carri armati britannici Matilda II, utilizzando una tattica ingegnosa. I carri armati tedeschi dell'epoca non avevano il calibro necessario per perforare la corazza dei pesanti carri armati britannici. Pertanto, Rommel preparò una difesa con batterie anticarro, il cui obiettivo era quello di colpire i carri armati Matilda I più leggeri, mentre le temibili batterie antiaeree Flak 88 erano puntate verso l'orizzonte, sparando contro i carri armati britannici pesanti. Questa strategia era già stata utilizzata con successo nella guerra civile spagnola. I potenti cannoni tedeschi da 88 mm incendiarono e distrussero gran parte dei carri armati britannici, costringendoli a ritirarsi. Nei giorni successivi, le truppe alleate e francesi che combattevano a nord furono circondate a Dunkerque e miracolosamente evacuate in Inghilterra. Rommel avanzò fino al lontano porto di Cherbourg in Normandia, catturando migliaia di prigionieri lungo la strada. Il 19 giugno 1940, il maresciallo e primo ministro Philippe Pétain chiese l'armistizio. L'incredibile campagna della Divisione Fantasma era giunta al termine e i suoi successi furono celebrati in tutta la Germania. Rommel fu chiamato dal ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels a partecipare al film Vittorie in Occidente, in cui sarebbero state rievocate le azioni della Divisione Fantasma che attraversava il fiume Somme. L'audace generale Erwin Rommel divenne una celebrità e addirittura il secondo uomo più popolare in Germania, solo dopo Hitler. Con la resa della Francia, la settima divisione Panzer fu scelta per i preparativi dell'operazione Leone Marino, con la quale la Germania progettava di invadere l'Inghilterra con un assalto anfibio. Tuttavia, il piano non fu mai messo su carta. La divisione Fantasma fu messa in riserva. Pochi mesi dopo, Rommel fu chiamato ad assumere il comando dell'Afrika Korps. In Nord Africa, l'ufficiale tedesco aggiunse il suo nome a quello dei più grandi generali della storia.